Io credo che avere un'organizzazione buona, aiutare i giocatori ad avere le idee chiare, a parlare tutti la stessa lingua in campo, a sapere in ogni situazione che strada possono prendere, che soluzione possono scegliere, questo aiuti ad arrivare alla vittoria. Dopodiché io non è che lo faccio per una maggiore spendibilità, lo faccio perché lo sento dentro di me, sento questa cosa, mi appartiene, mi rappresenta, rappresenta quello che sono come persona. Come stai? Bene, bene, siamo fermi da una settimana, Quindi male, non bene. quindi esatto, quindi c'è la voglia di ripartire, di ricominciare, anche se i ritmi qua sono alti, quindi un po' di sosta, spero abbia fatto bene. Quello che vedo alle tue spalle è lo skyline di Brighton, giusto? Sì. Ecco, come ti trovi in città? Che rapporto hai con le persone? Ormai sei lì da un Benissimo. po'. Benissimo, guarda, una città che mi piace tantissimo. Poi, sai, dire mi piace tanto la città, quando tu lavori bene in un posto e ti senti bene, poi il contorno varia a seconda di come procede il tuo lavoro, siccome sta andando bene. Oggi vedete il cielo blu, ma non è una fotografia, è un caso. È un caso, eh. Ma ti capita di parlare con le persone durante il giorno? Ti fermano? Come sono i tifosi? No, molto caldi, eh. Poi adesso è un periodo buono perché c'è entusiasmo, c'è un'atmosfera, si percepisce che c'è qualcosa nell'aria di diverso. Ecco, un periodo ottimo, infatti siamo a gennaio, il Brighton è in questo momento ottavo in Premier League a un punto dal Manchester United, che però ha una partita in più che ha giocato ieri, si è qualificato agli ottavi di finale di Europa League, un traguardo storico per una squadra che non aveva mai fatto nella sua storia competizioni europee. Possiamo dire che già in questo momento della stagione è stato fatto un passo in avanti rispetto alla scorsa stagione, nonostante sia stata eccellente. Ma io credo di sì, perché innanzitutto non abbiamo rinforzato la squadra, ma quantomeno l'11 iniziale, perché abbiamo perso due giocatori fondamentali per quello che era l'anno scorso. Abbiamo messo dentro tanti giocatori forti che diventeranno nel tempo molto forti. Penso a João Pedro, a Baleba, a Verbruggen, il portiere, ad Adingra, però abbiamo perso due pezzi importanti, quindi questo è il primo punto. Secondo è che rispetto all'anno scorso abbiamo iniziato a fare le competizioni europee, quindi giocando giovedì domenica diventa un altro sport per noi. Ma infatti a questo proposito mi interessava capire una cosa. Tu tendi sempre a non porre limite alle tue squadre, no? Cioè, vuoi che abbiano grande fiducia in se stesse, si devono abituare a sentirsi forti. Cosa hai detto? Qual è stato il discorso che hai fatto alla squadra all'inizio di questa stagione, quando vi aspettava un'annata appunto con il doppio impegno e a fronte anche delle cessioni importanti di cui hai parlato adesso? L'anno scorso mi ricordo che a un certo punto, a febbraio, hai detto di aver detto alla squadra che credevi alla Champions League, no? Per far capire appunto quanto tendi ad alzare l'asticella. Quest'anno cosa gli hai detto? Ma guarda, sto continuando un po' sulla stessa cosa dell'anno scorso, ma non è vendere fumo, ma è dire le cose che sento, che percepisco. Qua noi abbiamo una fortuna grandissima, che il Brighton non ha mai toccato questi livelli di classifica o di calcio. Quindi noi stiamo scrivendo la storia. Quando tu vai in una squadra e scrivi la storia, fin quando non lasci la penna sul tavolo, devi spingere. Quindi sei la prima volta in Europa League, la prima vittoria ad Amsterdam contro l'Ajax, che è una squadra storica, contro il Marsiglia, che è un'altra squadra storica. Ripetersi in Premier League, che so che era più difficile dell'affermarsi l'anno prima, era una sfida ancora più bella da giocarsi. Ecco, di recente avete battuto il Tottenham, una bellissima partita. Un Tottenham rivitalizzato dall'arrivo di Postecoglou, no? Che è un allenatore che sembra avere le idee molto chiare e che in qualche modo, come te, riesce a ottenere subito la fiducia e anche l'affetto dei suoi giocatori. Almeno mi è sembrato di percepire questo. Che impressione ti ha fatto? Mi piace da morire.
sia come gioca, perché ha uno stile tutto suo, che stiamo studiando, io con il mio staff l'abbiamo studiato per giocarci contro, ma non abbiamo vinto per quello, abbiamo vinto perché abbiamo fatto una grande partita, ma tornando su Postecoglou, per me è un grande allenatore e anche quando lo sento parlare a pelle, mi piace molto. Vedi delle affinità anche con te in qualche modo? Sul gioco penso di sì, perché è coraggioso, perché non vivacchia per il punto, o cerca sempre di porre il suo gioco, andando incontro anche qualche volta a subire qualche gol in più, perché anche loro, come noi, hanno subito diversi gol. E anche nella comunicazione mi piace. È una persona schietta, non usa tante scorciatoie per arrivare a quello che vuol dire. Ecco, il Tottenham ha perso in estate un giocatore centrale, totemico come Harry Kane. E a proposito di Harry Kane, c'è un giocatore nella tua squadra giovane che in qualcosa, un po' nelle movenze, ma soprattutto per le caratteristiche e per la capacità anche di finalizzare in tanti modi diversi, un po' lo ricorda. Hai capito di chi sto parlando? Sì, io penso che Harry Kane, al di là dell'età diversa, di un livello ancora diverso, sia forse ancora più completo di Ferguson, perché Harry Kane sa giocare 30-40 metri dalla porta, sa fare l'assist con qualità da numero 10, ha l'intelligenza di tirarsi fuori dall'area di rigore e venire a giocare. Evan Ferguson è un cecchino micidiale, quando calcia in porta è una sentenza, come piace dire a voi giornalisti. Deve migliorare un po' fuori dall'area, ma non tanto per me, perché a me basta quello che è. Per il Brighton basta, è un 2004, ha già 20 gol in Premier League. Io parlo così per lui, che se vuole andare a giocare nelle grandi squadre, oggi il numero 9 delle grandi squadre deve sapere anche giocare. Lewandowski, Kane, Benzema, Haaland sta migliorando molto nel gioco e quindi, essendo molto giovane, essendo un bravo ragazzo, intelligente e ha un atteggiamento giusto, deve imporsi di migliorare, di diventare sempre più completo. Al margine per crescere sicuro, ma lo martello dalla mattina alla sera, quindi qualche volta sta fuori e non gioca, anche perché ho altri giocatori molto forti, Welbeck, João Pedro, Buonanotte, Enciso, che Ansu Fati, che sono infortunati, ma davanti la scelta è la competizione è alta. Ecco, è tra tutti questi altri giovani che hai menzionato, tra cui tanti 2004, e che tra l'altro tu fai giocare con grande costanza, penso anche a Gilmour e appunto Buonanotte. Chi secondo te ha più possibilità di diventare davvero un giocatore di altissimo livello? Come chiedere a un genitore chi è meglio tra due o tre figli, no? E quindi faccio fatica. Io ti do due nomi, uno dei quali è sottovalutato, che è JP Van Eyckel, il difensore centrale biondo Sì. olandese, che secondo me arriverà a livelli altissimi. È brutto da vedere, corre male, è un po' scoordinato, ma è di una efficacia pazzesca nel duello con la palla, senza palla, un leader in personalità. E poi negli altri giovani c'è l'imbarazzo della scelta, Inciso, Ansu Fati, anche se non è nostro, però lo valuto come se lo sento mio lo stesso. Ferguson, buonanotte. Mitoma è un po' più grande, ma anche lui è un giocatore di altissimo livello. Scegli tu. Come scegli, scegli, scegli bene. Mi fido di te. Da protagonista, ma anche da grande osservatore, appassionato e studioso di calcio, quale può essere secondo te, quale sarà il prossimo step evolutivo del gioco? Cioè, cosa dobbiamo aspettarci da qui ai prossimi 10 anni di vedere? E che magari all'inizio ci sembrerà strano, come ci era sembrato strano vedere i portieri che giocavano come centrocampisti o i terzini venire dentro il campo, e che invece diventerà poi abitudine vedere. Ma guarda, io ti faccio l'esempio del campionato dove sono io, la Premier League. Quest'anno tante squadre, anche grosse, stanno subendo tanti gol, quindi si sta segnando di più. Io penso che si arriverà a un punto dove tante squadre attaccheranno con più forza, con più convinzione, giocheranno con più attaccanti. L'altro aspetto che mi
che mi viene da dire è l'utilizzo del portiere, perché si sta arrivando, tante squadre stanno arrivando a giocare, a difendere uomo a uomo a tutto campo, e quindi il portiere diventa veramente l'uomo in più. Io l'ho visto sulla mia pelle con il Liverpool in casa e con il City a Manchester. Entrambe le squadre hanno utilizzato il portiere da giocatore a tutti gli effetti, eh? Tant'è che il City ci ha messo in difficoltà per quel motivo, perché quando andavamo a pressare il portiere, sistematicamente si liberava un giocatore di movimento del City che loro con molta facilità lo andavano a trovare, e per noi diventava un problema perché ci faceva cadere il castello difensivo. Così il Liverpool quest'anno sta giocando con la palla ancora con più coraggio rispetto agli anni scorsi, e quando trovi una squadra che ti viene a pressare uomo uomo, è chiaro che o butti la palla o giochi diretti sugli attaccanti, oppure devi utilizzare il portiere, se no non ne vieni fuori. Cosa che fai anche tu, però tu dici che questo aspetto verrà in qualche modo, cioè sarà estremizzato addirittura nei prossimi anni. Ma io credo di sì, ma vado un po' dietro anche a quello che ha detto Gasperini qualche anno fa. Gasperini su questo è stato il primissimo, eh. Sì. Lui l'aveva già detto qualche anno fa, l'utilizzo del portiere, proprio perché andando uomo a uomo come lui nessuno, perché lui è stato il primo ed è stato il migliore a fare questa cosa qua, è ancora il migliore a fare questa cosa qua. Penso che abbia valutato già molto tempo fa che l'utilizzo del portiere in futuro diventerà un'arma importante. Noi quando guardiamo giocare una squadra spesso poi valutiamo il lavoro dell'allenatore e magari non ci focalizziamo sul punto di vista dei giocatori. No, no, voi come categoria non valutate questo, voi valutate il risultato e vi fermate là. Purtroppo una buona parte, devo dire di sì, però non siamo tutti così. Dicevo, e non ci si concentra sui giocatori che... Invece, e voglio chiederti questo, se secondo te un giocatore moderno si sente più stimolato ad avere un allenatore che voglia avere il dominio del gioco e della palla piuttosto che seguire un allenatore che ha un approccio un po' più attendista, più speculativo, anche poi non solo per un maggiore protagonismo, ma anche per una maggiore, come dire, spendibilità poi per la sua carriera. E tu in questo sei un esempio, basta vedere insomma i giocatori che hai avuto a Sassuolo, Locatelli è finito la Juventus, Sensi è andato all'Inter, Raspadori è andato al Napoli, eccetera, eccetera. Una volta per tutte voglio scegliere bene le parole, spiegarmi bene così si capisce. Anche io gioco per vincere, eh? Io ho tutto quello che cerco di fare durante la settimana, durante la partita, nelle scelte, è finalizzato a vincere. Poi uno deve scegliere la strada che lo porta a vincere le partite, e io credo che avere un'organizzazione buona, aiutare i giocatori ad avere le idee chiare, a parlare tutti la stessa lingua in campo, a sapere in ogni situazione più o meno che strada possono prendere, che soluzione possono scegliere, questo aiuti ad arrivare alla vittoria. Dopodiché, io non è che lo faccio per una maggiore spendibilità, lo faccio perché lo sento dentro di me, sento questa cosa. Mi appartiene, mi rappresenta quello che sono come persona. Sì, no, questo è evidente. Infatti io mi riferivo proprio ai giocatori, cioè se per loro è uno stimolo in più avere un allenatore come te. Penso per esempio anche a Boateng. Non so se ti è capitato di sentire la sua intervista al podcast di Rio Ferdinand, in cui ha parlato a lungo di te. L'hai Sì, ma sentito? poi ci sentiamo spesso, sì. My agent called me and said, Zerbi wants you. And I was like, where? And he said, Sassuolo. I said, what am I going to do in Sassuolo? And he's like, trust me, you want to work with this guy. First phone call, he convinced me. What did he say? He just said, come, I will make you the best player you've ever been. This conversation with him, You didn't care where it was, you I see. said, I'm coming. Non gli ho detto giocherai il calcio migliore, gli ho detto ti divertirai a giocare. E così è andata. Ma Prince era in quel momento un giocatore fuori classe per il Sassuolo, eh? Credo che abbia aiutato tutto il Sassuolo nella mentalità. Purtroppo è stato solo 6 mesi, perché poi ha chiamato il Barcellona.
Ma io credo che con tutti questi giocatori, Locatelli, Berardi, Boateng, via via, tutti quelli che ho allenato, conti tantissimo l'aspetto calcistico, l'aspetto tattico, l'aspetto tecnico, ma conta molto di più sempre il rapporto umano che c'è. E con tanti di loro è stato un rapporto molto stretto, molto forte. Ecco, in questo senso anche a Brighton hai già sedotto tantissimi giocatori. Penso a Dunk e Lallana che hanno detto che da quando sei Ma arrivato Federico, tu. ti spiego il perché. Perché io ho avuto una grande fortuna nella mia vita, che io ho vissuto due volte il calcio. La prima volta da giocatore, e ho fatto tante cazzate, ho litigato con tanti allenatori, ho avuto tanti infortuni, quello sì, però avevo più qualità rispetto a quelle che ho mostrato, che ho fatto vedere. Mi sono meritato la carriera che ho fatto perché non devo dare colpe a nessuno se non a me stesso, anche se ero già serio, vivevo solo per il calcio già allora. Poi ho avuto la fortuna di avere una seconda vita, che è quella dell'allenatore. E in questa vita mi sto divertendo, mi voglio divertire, voglio vincere. Ho ambizione altissima, lo voglio fare come penso io al 100%. E nel mio modo di lavorare c'è aiutare tanti piccoli Roberto a esprimere in toto tutto il loro talento, tutta la loro qualità, capito? Quindi io mi immedesimo nei giocatori che possono avere bisogno un po' più di fiducia, avere bisogno più di essere spinti, di essere magari anche attaccati al muro, però di lavorare tanto per il giocatore, no? Perché poi quelle sono soddisfazioni grandi come Locatelli o McAllister adesso, o Mudrick. Infatti, ma la domanda era proprio questa, cioè è questa parte del tuo lavoro quella che ti dà più soddisfazione, questa riconoscenza anche che hanno i giocatori nei tuoi confronti? Jason Steele, il portiere del Brighton, ha detto che gli hai cambiato la vita testuale, insomma è una cosa grande, no? Anche dal punto di Sì. vista umano, non solo professionale, sportivo. Guarda, a me una delle più grandi soddisfazioni che ho avuto da allenatore è vedere Berardi e Locatelli vincere all'Europeo. Averli aiutato tanto o poco, non lo so, lo diranno loro, però averli accompagnati, averli cresciuti, migliorati e poi vederli da casa sul divano vincere l'Europeo, quello per me vale tantissimo. Ma perché? Perché io rivedo me stesso da giocatore. E cerco di dare ai giocatori che alleno quello che io non ho trovato, quello che io non ho ricevuto probabilmente, forse anche per colpa mia, però quella è una soddisfazione impagabile. Ecco, però c'è una cosa che non mi torna in questo discorso e ti dico qual è. Le tue squadre, il tuo calcio sono il frutto della tua biografia, sia dal punto di vista umano, nel senso che tu sembri essere rimasto lo stesso, almeno dal punto di vista dell'impianto di valori, di quello che allenava il Dalla Fobare, quindi una persona molto onesta, molto schietta, autentica, eccetera. Però, e poi da giocatore eri un giocatore estroso, un giocatore di talento, un fantasista, uno che voleva sempre il pallone fra i piedi, e questo ce lo ritroviamo, e come nel tuo calcio. Però eri anche un numero 10. E come tale non amavi molto stare all'interno di un recinto, no? Di uno schema. Come hai fatto poi invece a fare quel passaggio e forgiare Perché anche io una non visione alleno. così scientifica, anche proprio così puntigliosa dal punto di vista tattico? Cioè non è così immediato questo Perché io non passaggio. voglio il recinto dentro le mie squadre da allenatore. Io non voglio i soldatini, non voglio muovere i miei giocatori con i joystick, voglio la personalità. Io ho sempre detto che io vorrei, ma glielo dico anche ai miei giocatori, Il mio sogno avere un giocatore che prima della partita mi abbracci e mi dica: Mister, mi hai dato tutto quello che ho bisogno, adesso stai seduto come la vedo io. E io pretendo la personalità, io voglio la personalità, non ho paura di gestire gente di personalità, ma Boateng, Sandro, al Benevento, Bakary Sagna, Lallana, Welbeck, Milner, McAllister, sono tutti giocatori di personalità che io
Avrei voluto tenermi tutti ed è stato più facile gestire loro, però poi non è anarchia in campo. Ecco, però il talento individuale ti affascina sempre tanto, no? Che cos'è, se dovessi dare una definizione di talento, che cos'è per te il talento? Il talento è quello che non si può allenare, quello che tu trovi nel DNA di tua madre, di tuo padre, è una sensibilità anche al di fuori del tuo lavoro, perché il talento quasi sempre ha una sensibilità diversa nella vita. E il problema vero è che tanti non riescono a esprimerlo il proprio talento. E io credo che là sta la responsabilità dell'allenatore. Tu devi essere capace di capire, e non sempre ci sono riuscito, ti dico la verità. Qual è la chiave? La chiave a volte può essere dargli affetto al giocatore, qualche volta essere duro, attaccarlo al muro, qualche volta è farlo accettare ancora di più dai compagni, certe volte è lasciarlo fuori per 7-8 partite, o certe volte metterlo spalle al muro davanti a tutti. Non so quale sia la chiave per tutti, qualche volta ho sbagliato, eh. E sbagliando ho imparato anche che non c'è solo un modo, eh. Certo, deve esserci un approccio diverso poi da persona a persona, anche perché appunto sono persone diverse. Però tra le varie persone a te gli irregolari ti sono sempre piaciuti, no? Quelli un po' scomposti, quelli da riaggiustare. Però Perché? la domanda che ti faccio è questa: ma esistono ancora i veri irregolari nel calcio moderno? Non quelli che pensi te, quelli dei nostri anni, penso, però esistono ancora. Hanno forme diverse, hanno espressioni del carattere diverse. Però sì, chiaro. E tu invece in cosa ti senti migliorato? Adesso comunque sei arrivato a un punto della tua carriera in cui hai un po' di anni alle spalle e hai avuto esperienze molto diverse fra di loro, l'ultima anche molto intensa. Ma nell'esperienza sicuramente, perché quando non hai esperienza pensi che l'esperienza non conti, e invece quando poi ce l'hai inizi a capire che è importante. Non lo so se sono migliorato sul resto, sicuramente sono un po' più logorato perché è già 10 anni che alleno. Credo che 10 anni fa ero ancora più puro rispetto a quello che non sono adesso, perché vuoi o non vuoi, devi imparare a contare fino a. No, a 10, però a 5 sì, e qualche volta sai quando si dice non conta mai fino a 3, ma qualche volta è meglio non contare fino a 3. Vuoi non vuoi, un po' l'età, un po' tante cose ti portano ad arrivare a contare fino a 5. Nella metafora del contare vuol dire non essere puro come quando ho iniziato. Mi manca un po' quel periodo. Anche perché, appunto, come dicevamo prima, arrivi da un percorso ben preciso, e quindi immagino che per te anche scendere a qualche compromesso o dover cedere a qualcosa, essendo comunque un allenatore importante all'interno di un'industria grande come quella del calcio, sia difficile. Vabbè, sai, quando tu ti metti d'accordo con il club di fare un certo tipo di mercato e poi non lo fai, 10 anni fa andavo via. E adesso devo Contare contare fino a un attimo, ma non è una 5. questione, non è una questione, non è una questione economica, eh. È proprio una questione generale della responsabilità che hai, del rapporto con i giocatori, con i tifosi che hai. Quindi, se prima litigavo con il club ad ogni sessione di mercato, adesso devo litigare una sì e una no, dai. In questa state litigando? Aspettiamo la fine e poi valutiamo. Ok, senti, tu hai formato la tua idea di calcio guardando Barcellona di Guardiola, il Napoli di Sarri, ma anche insomma l'Athletic di Bielsa, eccetera. Ora sei tu il riferimento di molti allenatori in giro in Europa. C'è qualcuno di questi? No, innanzitutto come ti fa sentire questa cosa? E poi c'è qualcuno di questi che ti ha detto chiaramente di ispirarsi al tuo calcio? Spesso chi non mi conosce mi confonde per montato o presuntuoso. In realtà ti dico che
Ancora non credo fino in fondo di essere un allenatore di Premier League. E comunque sono quasi 70 partite qua, perché mi sembra da dove sono partito dalla Serie D, poi ho fatto la C, ho fatto tutta la gavetta possibile, non ho iniziato in nessuno staff, non ho iniziato come collaboratore di nessuno. E ho iniziato, neanche mia madre mi avrebbe dato una squadra quando ho iniziato ad allenare. E quindi ho fatto talmente tanta gavetta che ogni tanto mi fermo e dico: cazzo, ma alleno in Premier League oppure sto facendo l'Europa League. E quindi mi risulta difficile vedermi come modello per altri allenatori. Io sto sempre guardando gli allenatori che mi piacciono, chiaramente non tutti, come per esempio Postecoglou, come Guardiola, Sarri ancora. Thiago Motta adesso in Italia, italiano, guardo tutto per cercare di prendere qualcosa. La fortuna mia è che ho le idee abbastanza chiare, so quello che devo prendere, so quello che non mi piace e poi si va avanti a tentativi, eh. Però ci sono allenatori che hanno, cioè si sono avvicinati a te. Ricordo che hai detto che l'anno scorso ti ha chiamato per esempio Arteta, no? Per chiederti qualche delucidazione su alcuni movimenti che aveva visto fare la tua squadra. C'è qualcun altro che come Arteta si è interessato molto al tuo calcio da No, chiederti qualcosa? no, Arteta mi aveva chiamato per Mudryk, poi dopo abbiamo parlato di calcio, ma del più e del meno. No, vengono tanti a vedere i miei allenamenti. Io li accolgo. Ecco, se tu mi chiedi che pressione hai, la pressione più grande che ho è essere ospitale con chi viene a vedere gli allenamenti, perché io sono andato da Guardiola e da Bielsa prima di iniziare ad allenare, quindi parliamo di 12 anni fa, e mi avevano accolto benissimo, quindi mi è rimasta impressa quell'accoglienza, il calore con il quale mi avevano accolto. E adesso quando vengono a vedermi, ho proprio la pressione, l'ansia di trattarli bene, di parlare, di rispondere alle domande se le hanno. Non la sento come responsabilità, sento come responsabilità un'altra cosa. Per gli allenatori di categoria inferiore, per gli allenatori del calcio giovanile, del calcio dilettantistico, quando mi scrivono, quando mi dicono non di copiarmi, però di seguirmi, quella responsabilità ce l'ho in alcune scelte che faccio nella strategia di partita. Sento la responsabilità di dover rispondere, no? Di dover essere coerente con loro, di non deluderli, Questa quella sì. è una cosa molto bella, perché comunque tu hai questa dicotomia, cioè di essere molto umile, ma allo stesso tempo di essere molto convinto di te stesso, nonostante quello che hai appena detto, perché tu arrivi a Foggia nella conferenza stampa di presentazione e dici: io vengo perché voglio diventare un allenatore Chi mi conosce lo sa che tipo di carattere ho, che tipo di personalità ho. Vengo per lavorare 24 ore, non voglio bruciarmi, vengo perché voglio diventare un allenatore importante. Insomma, avevi già nella tua testa in mente che avresti potuto diventare un allenatore importante. La tua tesi a Coverciano si chiama l'avevi intitolata Il mio modello di gioco, quindi avevi già, insomma, le idee abbastanza chiare. E c'è stato poi un momento particolare, non so, una partita in cui tu hai detto sì, effettivamente posso diventare un grande allenatore, in cui ti sei veramente convinto, nonostante i dubbi di cui mi Ma parlavi prima, guarda, in cui an ancora adesso ogni tanto ti fermi a pensare e dici: dove sono, cosa sto facendo? innanzitutto la convinzione o la fiducia in se stessi, l'autostima, non vuol dire essere presuntuosi. Essere presuntuoso diventi quando non hai più voglia di migliorarti, quando non lavori, quando diventi pigro. E io non sono pigro, io lavoro, non mi fa paura da bresciano. Non ho paura di lavorare tutto il giorno, metto al primo posto il mio lavoro, quindi fin quando faccio così non mi sentirò mai presuntuoso. Convinto di me, sì, perché sennò non puoi parlare e farti seguire da un gruppo di giocatori. Qualsiasi squadra e categoria essi facciano parte. No, non c'è stata una partita dove ho capito qualcosa di più. Probabilmente non l'ho ancora capito, ma me lo sono sempre sentito perché i giocatori mi seguivano.
Io, primo allenamento che ho fatto a Darfo, la notte prima di iniziare l'avventura col Darfo, non ho dormito perché dentro di me mi chiedevo, ma domani cos'è che gli dico a quelli che mi aspettano, 20 persone nello spogliatoio, appena appena più grandi di me, perché io ho iniziato che avevo 33 anni e avevo paura di entrare. Fino a quando non ho aperto la porta dello spogliatoio non sapevo cosa dire, la verità. E quando sono entrato mi sono sentito a mio agio, è proprio come è stata un'illuminazione. E mi sono sentito a mio agio, non mi sono mai sentito a disagio in nessuno spogliatoio, in nessuna riunione tecnica, in nessun allenamento. Mi sono sentito sempre nel posto giusto. Al posto giusto, sì. Immaginiamo che tu abbia una quantità enorme di denaro da spendere per un solo giocatore in questo momento in Europa. Chi prenderesti? Stiamo fantasticando, ovviamente. Perché io ho pensato a un giocatore fortissimo che secondo me sarebbe perfetto per il tuo calcio, che però prima lo lascio dire a te. Chi è? Dimmi. Wirtz. Ma io andrei su Mbappé. Io andrei su Mbappé perché no, tu hai detto che avessi tutti i soldi del mondo. Certo, sì. No? Perché poi chi fa gol è quello sempre che mette tutto al proprio posto, eh. Però Wirtz ti piace? Pensi possa essere un giocatore adatto al tuo calcio? Non so, l'ho immaginato perché lui è un trequartista che è molto bravo a giocare negli spazi stretti, ma è anche bravo in transizione, in campo lungo, è uno che ha assist, che ha gol, che ha grande personalità. Guarda, la difficoltà proprio è trovare i giocatori che, tornando alla domanda di prima, come ti immagini il calcio nel futuro? Devi avere cilindrata, soprattutto in Inghilterra, perché se sono tante partite box to box, se non sì. hai la gamba per fare 40, 50, 60 metri, cosa che Mbappé c'ha, penso, è anche parecchio, e poi fai fatica. Allo stesso modo, però, trovi nello stesso campionato squadre che si chiudono negli ultimi 30 metri e quindi hai bisogno di giocatori abili negli spazi stretti. Quando si costruisce una rosa, queste sono valutazioni da tenere in considerazione, tanto, soprattutto se hai uno stile di gioco chiaro. Tornando su di te, sul tuo percorso personale, allora so che l'hai detto anche in parte prima, so che ti ha dato, quantomeno, non so se ti dà ancora fastidio, il giudizio severo e anche francamente sommario di una parte di stampa e di opinione pubblica che ti tratteggiava come un filosofo, come un esteta fine a se stesso, come uno non interessato al risultato, eccetera. Però ora che hai comunque raggiunto un punto della tua carriera di riconoscimento trasversale, pensi di essere ancora così divisivo o un po' questa cosa secondo te sia attenuata? Non è un problema dividere, per se parli di calcio, perché calcio ognuno lo vede come vuole. Non è giusto il mio, non è giusto quello di un altro, non è quello il problema. Mi dà fastidio quando trovi persone poco corrette, quando trovi giornalismo scorretto, allora mi dà fastidio perché invece io mi reputo una persona corretta, che lavoro come lavora il giornalista, e quindi ci deve essere rispetto reciproco. Ecco, tu però sei una persona molto intelligente, no? E come tale io non penso che tu voglia confrontarti solo con adulatori. Qual è la critica più costruttiva che ti hanno fatto, che magari sul momento ti ha fatto male, però poi ripensandoci ti è stata utile per qualcosa? Ma no, guarda, quando mi dicono che prendiamo tanti gol è una cosa vera, è una cosa che mi dà fastidio perché credimi che ci lavoro tanto, è una cosa con cui devo fare i conti, perché comunque sai, se decidi bene il tuo stile, qualcosa prendi e qualcosa lasci per strada. Però io vorrei vincere le partite 4-0, 5-0, non 5-4 o 4-3. Quindi su quelle cose sicuramente tengo conto, ma hai detto bene tu, se è una critica giusta l'accetto volentieri, o se uno sbaglia deve chiedere scusa, se sbaglio chiedo scusa. Però poi non ci deve essere prese di posizione per amicizia, per simpatie, e quello no.
Quello mi dà fastidio. Stai fissando l'asticella delle aspettative molto in alto, questo immagino tu lo sappia. Hai un po' di paura di tradirle dentro di te, queste aspettative? No, mia mamma diceva di puntare sempre al massimo, perché al massimo poi tanto la vita ti tira giù. E quindi se tu lo fai con passione, con serietà e con anche umiltà nel volerti migliorare, nel volerti evolvere sempre, non è un problema cadere. Fissarli troppo bassi non so quanto è migliorativo, quanto ti può aiutare a crescere. Se invece tu lo fissi alto e non lo becchi mai, quell'obiettivo, dici vabbè, io non l'ho mai preso quell'obiettivo, però poi ti giri e sei cresciuto. A questo proposito hai parlato prima anche del tuo percorso, di tutta la tua gavetta. È un percorso molto, come dire, una scalata molto progressiva, no? È molto coerente, perché hai fatto Serie D ad Arfo, poi una eccellente C a Foggia, poi sei andato in Serie A in una squadra che doveva tentare di salvarsi, hai quasi fatto il miracolo presentando il tuo calcio al grande pubblico, poi sei andato in una squadra media di Serie A come il Sassuolo, in cui hai potuto valorizzare i giocatori e lo stesso club. Poi sei andato allo Shakhtar per misurarti anche con il calcio europeo, con la Champions League in particolare, e per cominciare a vivere anche con la pressione di dover vincere. Poi quella esperienza si è interrotta per altri motivi, però insomma è stata comunque importante il tuo percorso, e adesso sei arrivato in Premier League, nella lega più importante al mondo. A logica, il prossimo step, se questa la immaginiamo come una scala, il prossimo gradino è quello di una grande squadra. Adesso magari rimarrai al Brighton per altri 3-4 anni, questo non lo so, però tu dentro di te ti sentiresti pronto in questo momento per allenare una grande squadra? Sicuramente vorrò andare in una grande squadra, sicuramente è una mia ambizione di andarci. Ci potevo andare già qualche anno fa, non credo che ci fossero all'epoca le condizioni giuste per andare, almeno le condizioni che io avrei voluto, però succederà. Se continueremo nei risultati, se continuerò a dimostrare di essere capace, credo che potrà arrivare. Io quando sono andato ad Arfo non mi sentivo pronto, e poi però dopo mi sono reso conto di esserlo. A Foggia, a 34 anni, in una piazza molto pesante, molto esigente. Quando tu hai visto la prima conferenza, io sembravo molto sicuro, sembravo molto tranquillo, in realtà avevo dei timori. Comunque no, spaventato no, perché sì, quello ti butti e va bene. Però non ti potrai mai sentire pronto. Fino in fondo. Capisco benissimo quello che vuoi dire, oscilli sempre un po' in quel limbo fino a quando poi effettivamente una cosa non la fai, non ti ritrovi dentro quella situazione, e allora lì forse ti rendi conto che sì, eri pronto. Però insomma, esatto, quindi... Ma poi ti dico un'altra cosa: se mettere il sedere su una panchina importante, potevo farlo anche qualche anno fa, già nel 2019. L'obiettivo è mettere il sedere per cercare di fare le cose giuste, non tanto per dire ho allenato la big o ho fatto... quello non è un mio interesse. Comunque il tuo amico Pep dice che sarà il prossimo allenatore del City, questo l'avrai sentito. Sì, sì, in un futuro, non dico a fine stagione, in un futuro. Ma lui allenerà ancora 20 anni, quindi non c'è questo problema. Senti, ma quando andate a cena fuori parlate anche di altro o parlate solo di calcio? No, in realtà siamo andati solo una volta e mi ha invitato lui, perché col mio staff siamo andati a trovarlo l'anno scorso prima di iniziare qua, ed è stato molto gentile, ci ha invitato tutti a cena e abbiamo parlato di calcio, sì. Calcio. Se vai con lui a cena... E fai l'allenatore di calcio? Sì, immagino. Esatto. Allora, io approfittando della tua disponibilità, volevo sottoporti a un piccolissimo gioco in cui ti mostrerò delle fotografie e tu dovrai dirmi qualcosa a proposito dei protagonisti di queste fotografie. Ci stai? Vai. Ok, partiamo. Raspadori. Come lo vedi? Cioè, rispetto al Raspadori che avevi tu, lo vedi cambiato, lo vedi cresciuto, lo vedi invece rimasto più o meno lo stesso?
Lo vedo forte, lo vedo con grande affetto. Ha iniziato subito nel 2018 ad allenarsi con me ed era un ragazzino, aveva 18 anni, però ragazzo educato, bravo, è il mio 9 ideale. Quindi un 9? Per me è il numero 9, per me sì. Un 9, una punta. Per me sì, è un bravissimo ragazzo, mi piacerebbe averlo ancora in futuro, perché lo vedo maturato, lo vedo più convinto di sé, ancora più scaltro, ed è il giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Anche Spalletti in nazionale, pensi che possa essere lui l'attaccante della nazionale, anche per il tipo di calcio che vuole proporre Spalletti? Ma io credo di sì, ma l'ha fatto già giocare sì. in casa a Milano contro l'Ucraina, che fece una grande partita. Sai, se hai davanti Osimhen è un altro discorso, però il suo ruolo dal mio punto di vista è quello. Bene, passiamo alla seconda foto. Abbiamo Thiago Motta, che casualmente hai menzionato anche prima, e Zirkzee. Uno che sta facendo vedere ottime cose con il Bologna quest'anno, e l'altro che sta letteralmente incantando, e che secondo me, poi correggimi se sbaglio, potrebbe essere un attaccante che rientra fra i tuoi gusti come caratteristiche, no? Zirkzee me lo ricordo molto bene a Parma, l'ho visto in uno spezzone, tra l'altro, dove sbagliò anche un gol abbastanza facile, ma facile da vedere, dai, non è... si vede che è un talento purissimo, è molto forte, completo, forte, fa gol. Sicuramente è agevolato anche a giocare nel Bologna di Thiago Motta. Non ho visto tantissime partite, ma nel Bologna, però quelle che ho visto, già fare i grandi complimenti, sta portando il Bologna ad un livello impensabile. Bene, terza foto. Anche questo casualmente l'hai menzionato prima, Mikalo Mudryk, è un giocatore che anche lui hai lanciato tu allo Shakhtar, un giocatore di cui avevi detto potrà vincere il pallone d'oro, che un po' rientra nel discorso che abbiamo fatto prima, ovvero sia far credere ai giocatori di essere molto forti, perché più autostima hanno, meglio riescono a esprimere le loro qualità, e un po' perché effettivamente è stato per un periodo è stato veramente folgorante, un meteorite, tanto che il Chelsea ha speso tantissimi soldi per acquistarlo. Ora però, insomma, in Premier League sta incontrando un po' di difficoltà, o quantomeno non sta riuscendo del tutto a mostrare tutte le sue qualità. Secondo te perché? Perché è andato via molto giovane, ha cambiato paese, è andato in una grande squadra a gennaio, e quindi ad anno in corso, e tra l'altro l'anno scorso il Chelsea ha vissuto un'annata molto difficile e quindi ha pagato tutte queste cose. È un ragazzo molto sensibile, molto introverso, ha bisogno di una gestione particolare, ma è un talento pazzesco. Quindi tu credi che comunque possa effettivamente rispettare quelle aspettative che anche tu avevi su di lui e hai probabilmente su di lui? No, io te lo riconfermo che come potenziale lui ha i primissimi posti nel mondo. Poi dopo però contano tante cose, conta l'ambiente dove sei, conta la disponibilità che dai, la comprensione, conta la maturazione che hai, perché non tutti sono disposti o sono disponibili ad aiutarti e ad accompagnarti passo passo. Devi vedertela un po' te, perché poi dopo là fuori non ti aspetta nessuno. Vedremo, per quel che vale anch'io sono convinto che verrà fuori il grandissimo talento di Mudryk. Andiamo avanti con Xabi Alonso. Ti è capitato di vedere Leverkusen quest'anno, di seguirlo un po'? Sta facendo grandissime cose. Cosa pensi di Xabi Alonso? Che sta facendo un grande lavoro, e gioca benissimo, ha uno stile chiarissimo, era già bravo quando allenava la seconda squadra del Real Sociedad 3 anni fa, e lo sta dimostrando in un grande club come il Bayer Leverkusen. Abbiamo un'ultima foto, questo Bellingham. Cosa pensi di Bellingham? Per qualcuno addirittura in questo momento è il giocatore più forte del mondo, o quantomeno il suo impatto nella Liga, alla sua età, ma in generale sul calcio europeo, è veramente quello di un giocatore assolutamente generazionale. Eh sì, ed è un giocatore unico, perché è diverso da tutti, anche quelli del passato, perché è un centrocampista, ma fa gol come un attaccante, sa contrastare, sa giocare nello stretto, nel lungo. Non so quanti ne nascono,
ma ne nascono pochi di Bellingham, purtroppo. Prendi Bellingham o Musiala, se devi scegliere? Ne sono un po' diversi. Bellingham, diciamo che forse c'è qualcosa in più in questo momento. Senti, tu ti sei definito ambizioso, ma non arrivista. Qual è la tua più grande ambizione? Ma l'ambizione è di ogni squadra che alleno che sia riconducibile con la precedente. Ed è una cosa molto difficile. Eh? Io valuto gli allenatori da quello, perché vuol dire che tu sai, hai una metodologia ben chiara e quindi porti le tue squadre più o meno ad avere quel DNA, quella matrice. E mi piacerebbe farlo girando più paesi in Europa, lasciando un bel ricordo.